Allora io vorrei descrivervi proprio in due secondi lo stato di inquietudine che ho provato quando ho sentito la Giannini che non risolveva il problema di quota 96 e che diceva che le supplenze brevi sarebbero state eliminate, che al posto dei supplenti avrebbero lavorato gli insegnanti di ruolo e i precari. Questo mi ha fatto capire il progetto del governo, oltre a mettermi inquietudine come precario, mi ha fatto capire che qui il progetto del governo è tenerci a scuola fino a 60, 65, 70 anni e non fare entrare più un giovane, perché nelle classi di concorso, io faccio filosofia, storia e filosofia, forse lavorerò col sostegno, quest'anno su filosofia ci sono state quattro assunzioni e i ragazzi che fanno l'università filosofia non la insegneranno mai, stanno nell'università senza avere una prospettiva di futuro, perché non ce l'ho io che lavoro al futuro, non ce l'ho io dopo anni di precariato. Allora non è possibile, questa gente sta costruendo una scuola nella quale il lavoro di tutti i docenti, a partire dai precari, da quelli che vogliono andare in pensione e non ce li mandano, da quelli che stanno a scuola e che lavoreranno sempre di più, sono umiliati. E ve lo dico, un'altra umiliazione, al di là della propaganda, della grande riforma della scuola, questa gente che cosa aveva proposto? Aveva proposto per demagogia l'assunzione di 100.000 precari, perché avrebbe pagato 4 miliardi all'Unione Europea se non ci assumeva, perché noi siamo precari da 15-20 anni. E che cosa hanno fatto? Li ha chiamati Napolitano, gli ha detto guarda che c'è la crisi, neanche sta cosa puoi fare, neanche questa cosa. Quindi io direi per tutti, preoccupiamoci, costruiamo delle mobilitazioni a partire dalle convocazioni, imponiamo dal basso un lavoro, come hanno detto altri, dal primo settembre, dall'assemblea che faremo, un lavoro di coordinamento dell'RSU, dei lavoratori, dei precari, che spinga i sindacati a scioperare insieme, lo stesso giorno, insieme con gli studenti, insieme con gli studenti, il primo, il 10, farlo il più possibile. Questo è quello che chiedo, ma questo si può dire tutto, perché siamo tutti attaccati, e se siamo tutti attaccati dobbiamo rispondere cercando un livello massimo di unitarietà, perché loro sono uniti nell'ammazzarci. Allora io lo chiedo a tutti,